Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, pubblico un video per quella sezione del mio canale che piace a tantissimi dei miei iscritti, che è quella del mistero. Quindi oggi una storia misteriosa e vi assicuro che questa storia ha davvero dell'incredibile. Oggi vi parlo di Carolina Olsson. Andiamo indietro nel 1876 a Okno in Svezia. Carolina era una ragazza di 15 anni. Una mattina è uscita di casa, come faceva anche tante altre volte, per andare a fare la spesa e al ritorno ha deciso di passare attraverso il bosco dove suo padre, vicino ad un fiume, stava pescando. Lei voleva andare a salutare suo papà, dare un bacio a suo papà, quindi ha fatto il percorso nel bosco, come ha fatto anche tante altre volte, vicino al fiume, ma questa volta ha messo male il piede su una pietra ed è scivolata battendo la testa su una roccia. Solo che lì per lì sembrava che lei stesse bene, tanto è vero che poi ritornò a casa da sola. Si lamentò un pochino per tutto il giorno perché aveva un leggero mal di testa, però i genitori le consigliarono di andare a riposare dicendo che sicuramente il giorno dopo si sarebbe sentita meglio. Carolina fece così, andò a riposare, si addormentò. Poi il giorno dopo i genitori, vedendo che lei stava dormendo, non vollero disturbarla, non vollero svegliarla e la lasciarono dormire. Solo che poi passarono le ore, passarono addirittura i giorni, perché passarono 3 giorni e i genitori di Carolina non erano riusciti a svegliarla in nessun modo. Allora cominciarono a spaventarsi, a preoccuparsi e chiamarono il medico. Il medico arrivò e poté constatare soltanto che Carolina stava dormendo, perché non rilevò nessuna cosa anomala, non c'era nulla di particolare, il suo cuore batteva regolarmente, Carolina sembrava che stesse bene, stava soltanto dormendo. Il problema fu che questo sonno andò avanti per un sacco di tempo, quindi il medico, non riuscendo a capire perché Carolina dormiva e non riusciva a svegliarsi, interpellò degli altri suoi colleghi che andarono a fare visita a Caterina, ma poterono constatare soltanto che Carolina stava dormendo, perché a livello, diciamo, di salute, di valori e di risposta del suo corpo non c'era nulla di anomalo. Le fecero anche degli esami che risultarono tutti nella norma. Inoltre, la cosa particolare è che riuscirono ad alimentarla per bocca, quindi senza flebo, senza altre cose particolari, perché il suo riflesso della deglutizione era rimasto intatto, quindi la alimentarono con latte e zucchero, con un cucchiaino a piccoli sorsi, però lei deglutiva, quindi riuscirono anche ad alimentarla in questo modo. Gli anni passarono e nel 1892, quando Carolina aveva 30 anni, finalmente decisero di ricoverarla in ospedale e io qui mi stupisco perché dico: ma è possibile che non ci abbiano pensato prima? Comunque, dopo 15 anni, quindi quando lei ne aveva 30, decisero finalmente di portarla in ospedale. La portarono in ospedale, fecero di nuovo tantissimi esami, ma non risultò comunque nulla di particolare. Carolina stava dormendo. I medici rimasero anche molto stupiti del fatto che il suo metabolismo si era rallentato al punto giusto, tanto da non farla scendere troppo di peso. Quindi il corpo di Carolina cresceva. Quindi lei aveva dormito per tutti questi anni, però in realtà il suo corpo era cresciuto regolarmente, non era dimagrita troppo e tutte le sue funzioni vitali erano intatte. Quindi i medici erano veramente molto sorpresi da questa cosa. E comunque Carolina continuava a dormire. Poi nel 1908 finalmente Carolina si svegliò così all'improvviso da un giorno all'altro. Ovviamente il mondo intorno a lei era cambiato perché lei è caduta in questo sonno profondo a 15 anni e quando si è risvegliata ne aveva 47. Quindi ha dovuto apprendere con molta tristezza la morte della madre e la morte di due dei suoi fratelli. Quindi già questo le ha provocato un grande shock. E poi quello che i medici hanno fatto, secondo me sbagliando clamorosamente, appena si è svegliata, cosa hanno fatto? Le hanno dato uno specchio. Quindi
Voi immaginate questa donna che si vede riflessa in uno specchio dopo tutti questi anni e si ritrova improvvisamente invecchiata, perché lei aveva i ricordi di quando aveva 15 anni, quindi lei ricordava il suo viso, se stessa, il suo corpo di ragazza di 15 anni. Lei si sveglia, le danno uno specchio, vede che è invecchiata, che ne ha 47 ed ebbe un grande shock. Però comunque Carolina stava bene di salute, quindi dopo poco fu dimessa anche dall'ospedale. Ovviamente il suo risveglio attirò giornalisti, medici che vennero anche da fuori perché volevano visitarla, volevano parlare con lei, attirò curiosi, quindi fu anche circondata da un sacco di persone e fu sottoposta ad un grande stress. Quello che però venne fuori è che durante questo suo sonno lei ogni tanto vedeva dei visi sommersi in acqua, e la cosa particolare è che i suoi fratelli erano morti annegati, quindi ovviamente ci furono un po' di ipotesi anche sul fatto che lei durante questo sonno fosse entrata in contatto con i fratelli defunti, però su questo ovviamente non ci sono prove. Carolina attraversò dei momenti di stress e di depressione, però poi tutto sommato si riprese abbastanza bene. Addirittura si sposò, quindi nonostante la sua età fosse un pochino avanzata, soprattutto per l'epoca in cui i matrimoni avvenivano sempre molto presto, riuscì comunque a sposarsi e a vivere una vita felice. Poi nel 1950, all'età di 88 anni, morì. Quindi questa è la storia molto particolare, molto misteriosa che ha dell'incredibile di questa donna, di Carolina Olson. A me ha colpito tantissimo questa storia e ho voluto condividerla con voi qui sul canale. Fatemi sapere nei commenti se la conoscevate già. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.